Ciao a tutti, eccomi qua. Allora, questo. Scusate, ecco, ho trovato la posizione. In questo video, allora, l'ho fatto perché appunto, come ho già detto diverse volte, per me è veramente molto difficile pensare a che tutorial fare, nel senso, chi fa, per esempio, tutorial sul make-up, oppure solo cucina, ha un campo molto più vasto, nel senso che, non so, il make-up, una volta spiegate le basi, poi una volta, non so, una fa il make-up primaverile, un'altra fa il rosso e nero, un'altra fa, non so, con le ciglia finte, con diversi colori. Una che ha un canale di cucina fa vedere diverse ricette. Per me è un po' difficile perché le tecniche sono tante nell'arte e diciamo ho cercato più che altro per intanto di mostrarvele un po' tutte. C'è un ritardo in questo video, mi vedo che parlo e vedo le labbra che si muovono sbagliate. Che brutta questa sensazione, non so perché, non l'ho mai fatto. Comunque, allora, io ho pensato di proporvi una lista di cose che potrebbero interessarvi. E poi, veramente, se mi fate il favore di mandarmi dei messaggi privati, commentare qui sotto, in qualsiasi maniera, farmi le vostre richieste. Ve ne sarei molto grata, perché veramente non è facile. Allora, le tecniche. I tutorial che pensavo potrebbero interessare sarebbero 1. La pittura acrilica oppure olio con la sabbia, quindi preparare dei fondi con la sabbia, mescolare il colore con la sabbia. Non so se ne avete già sentito parlare, comunque è una tecnica, è un effetto più che altro. Poi ci sarebbe con la carta, quindi anche qui preparare dei fondi per le tele. Per tutti i tipi di pittura, con della carta che diventa tipo una, se vogliamo, una cartapesta e si possono fare degli effetti, in modo che la tela non resta liscia, ma diventa piuttosto su un materico. Un'altra cosa potrebbe essere come inserire degli elementi nella pittura a olio o più che altro nell'acrilico. Del tipo, non so, c'era qualcuno che mi aveva chiesto come fare ad inserire delle conchiglie in un quadro, oppure, cioè, si può veramente inserire qualsiasi cosa nei quadri. Quindi si può inserire ferro, ramina, sassi, conchiglie, stoffa, corda, cioè veramente un'infinità di materiali. Vetro, di tutto. E appunto, se vi interessa fare dei quadri astratti o quello che volete e inserire degli elementi che restino attaccati al quadro, cioè non si usa la colla, ma c'è proprio un modo per farlo. Un'altra cosa di cui non ho ancora parlato è l'acquerello. Questo c'è stato qualcuno che mi ha chiesto appunto di parlare dell'acquerello. È una premessa. Io con l'acquerello faccio poco, nel senso che non è una tecnica che mi piace molto perché è troppo leggera, è troppo così fluttuante. Mi piacciono le cose più strong, più corpose e l'acquerello non fa tanto al mio caso. Comunque, posso parlarvene sicuramente, posso mostrarvi i tipi di acquerello che esistono, posso spiegarvi a grandi linee come funziona l'acquerello, le varie tecniche, bagnato su bagnato, asciutto su bagnato, questo vediamo un po', cioè bagnato su asciutto. E posso eventualmente anche farvi vedere, gli unici lavori appunto in acquerello che io ho fatto sono su tela. Ho sperimentato, scusate. So, gli abbassamenti di voce oggi. Ho sperimentato una tecnica di praticamente
per usare l'acquarello sulla tela e in maniera più intensa, di modo che assomiglia quasi, se vogliamo, un acrilico. Questo è un altro tema. Oppure, anche che potrei farvi, come tutorial, è imparare a disegnare con l'emisfero destro del cervello. Questa è una cosa molto carina e molto utile, secondo me, per chi vuole imparare a disegnare. Non è una tecnica di mia invenzione, c'è una signora che l'ha inventata, cioè che ha fatto degli studi su questa tecnica, e io a scuola di solito dedico una lezione proprio a questa cosa. Quindi, se volete, posso farvi un tutorial su come si disegna, cioè come disegnare con la. Arriva il vento. Quando io straparlo così, perché arriva il vento? Già ieri c'era, oggi non c'è, domani sicuramente arriva. E dicevo, posso farvi un tutorial su come imparare a disegnare usando l'emisfero destro del nostro cervello, che è quello creativo, artistico. E poi, eventualmente, non so, qualcosa ancora con la pittura a olio, magari una dimostrazione pratica, nel senso, adesso ho parlato sempre solamente dell'olio per il momento. Magari farvi vedere proprio come si inizia una tela, che cosa si intende per colore magro, colore grasso, quanto diluente si mette, quanto olio si mette, non so, queste cose. Ai, mio gatto è esibizionista al massimo. E appunto, le cose che mi sono venute un po' in mente sono queste. Poi, ripeto, se avete veramente altre richieste o fatemele, perché veramente per me è un aiuto, cioè, anche perché almeno so che comunque sono argomenti richiesti, quindi sono argomenti che vi interessano, che volete sentire. Il mio gatto è saltato sul tavolo da disegno, lo faccio vedere se ci riesco. E si è praticamente spaparanzato tranquillamente sui miei disegni, sulla matita. E se la dorme alla grande. Viziata. E chi l'ha viziata? Io. Vabbè, ormai. Quindi niente, appunto, questo piccolo video era per dirvi queste cose. Quindi veramente ci conto tanto, cioè non abbiate paura, non abbiate timore a farmi delle richieste, perché veramente mi fate solamente un favore. Cioè, non potete darmi aiuto o farmi un favore più grande di farmi domande e chiedermi. Ovviamente poi dovete avere anche un pochettino la pazienza di aspettare che faccio il tutorial, cioè man mano che me li chiedete io li faccio, però non posso farli tutti subito. Comunque so che avete la pazienza di aspettarmi. Niente, vi saluto, un bacione, buona serata a tutti e alla prossima. Ciao!